profilo destro. Profilo sinistro. Profilo centro. Parla. Vitti una crozza sopra un cannone. Fui curioso e ci fosse spiare. Ida mi rispondeva con gran dolore. Mosse senza un tocco di campane. Sinieno le mie anne. E sinieno non sa ci unne. Ora che sono arrivato all'ottant'anni, lo vivo chiamo e a morte mi risponde. Consatemi lo letto. Che già le verme mi mangiaro tutto. Che ero sepoltura con rispetto, con russi, ciuri, gialli e russi. Bravo. Che cazzo poteva essere? E come vuole che poteva essere? O era un sindacalista, o era un carabiniere, o era un bandito, oppure era un grandissimo figlio e bottana. Ammazza che faccia, oh. Cittadini di Real Cisa, la Universalia Cinematografica di Roma porge un caloroso saluto a questa vostra bella terra di Sicilia. Uomini, donne, giovani, vecchi, bambini, ragazzini, attento chi può non farti male. La Universalia Cinematografica è qui per offrire... Via, cinematografo! Assicura, uscite dalle vostre case, il successo è arrivato! Ma non capite italiano qua? Cittadini di Real Cisa! E certe volte manco quella! Che frittone! Buongiorno! Buongiorno! L'opera è il problema principale del frattantato nostro di Real Cisa! Sindaco, lei non può continuare il gioco delle tre carte! Metta ai voti l'ordine del giorno del nostro partito e di tutti i lavoratori! Va bene! Il capo che ha ragione, Cuavador! E non date di mano! Favorevoli? Contrari? Due a favore, 16 contrari. Il consiglio respinge.
Ruolo pubblico andarci un po' bene. Sicura! Ma lo sapete fino a quanto può guadagnare un attore del cinema? Lo sapete? 100 milioni l'anno! Chi vi parla è Joe Morelle, scopritore di talenti in Italia e in America. Fosco Giachetti, Anna Maria Pietrangeli, Lex Baxter. Non faccio per vantarmi, ma l'ho scoperto io. Se non era per me, stavano ancora a pulire per te. Amedeo Nazari, lo conoscete? Si chiama Angelo Buffa. Viene dalla Sardegna. E chi l'ha detto? Che un sardico può essere un dio del cinema e un siciliano no? Amici di Realzisa, oggi voi siete dei sconosciuti. Ma domani le vostre belle facce siciliane faranno più grande il cinema italiano e internazionale. Per la simbolica somma di 1500 lire, solo rimborso spese, pellicole e attrezzatura, il vostro provino cinematografico sonoro sarà visionato dai migliori registi della capitale. Cambiate il vostro destino. Un miracolo vi aspetta. Aiutate la vostra fortuna partecipando alla grande selezione. Io, se mi facevate graziosa, ci provavo subito. Santina forse ci potesse fare la prova. Santina c'ha paura dell'ombra sua. Poi non sa né leggere né scrivere. Per prendere bene la luce bisogna scurire le guance, così. Se no sembrano gonfie, sembra che ci ammarda denti. Mettiamo che fanno un film in Sicilia. Hanno già la tua faccia e ti prendono magari per una piccola parte. E ti guadagni 100, 200, anche 350. Adesso proviamo la recitazione. Però bisogna saper recitare. Ma lei l'ha mai visto Via col Vento? Sì. Mo' io imparo la battuta finale di Via col Vento. La battuta è... Dopo tutto domani un altro giorno. Questa è vocazione, signora. La ragazza è brava, funziona. Sapevo pure io. Prego, dentro. Sempre a parlare. Perché se la porta sola là dentro? Perché ora giriamo, signora. E quando si gira bisogna stare in silenzio e concentrati. Signora, non mi rovini il trucco, eh? Prego. E chi vuole tentare la fortuna impara a memoria queste due battute di Via col Vento. Quella azzurra è per l'uomo, quella rosa è per la donna, va bene? Joey Morelli è qui per voi, eh? A disposizione. D'acquisto prima. Profilo destro. Profilo sinistro. Profilo centro. Battuta. Dopotutto domani mi ammazzo. Ammazzo.
scappo! Parla! Faccio la striscia, sì. La cameriera, basta che scappo! Senta, ma perché? Sì, m'ha lasciata come Bretta Rossella! È scappato via nel nord! E come ce lo dico, ora a casa! Oh, ma il fatto è successo? Sì! Mamma mia! Senta! Ascolta, piano. Lei c'ha temperamento, capace che fra un mese e due lei sta a Roma, a Cinecittà. Ma allora non ci dico niente a casa. Tranquilla, zitta, tranquilla. Sì, va bene. Senti, l'ho atteso con una santa pazienza, dunque sono stupito, sono un soldato del sud che abbiamo. Mandatemi incontro alla morte con un dolce decorto. Pace. Tara, a casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Tutto sommato ogni giorno è un'altra domenica. Ma che domenica è sabato, scemoneta? Così è. Dopotutto un giorno vale l'altro. Vieni che io Rossella, con tutto che vale contro la morte, vi siete avversata contro di me. Un ne ha possibile! Sono pronta con l'età, Rossella! Ma intanto non c'era una passata, eh! Iachino! Ce ne dici che apriamo caso mia a te! Ce l'ho una scopettiata! Rossella! Poi quando non lo volete, amor Rossella, o prima o dopo sarete mia. Del sud sono e non mi ferma manco la morte. Pace, è buono. Su Rossella era io, e scura fosse matrimonio. Rossella, io ho atteso con una pazienza che mi stupisce. Sono un soldato del sud e vi amo. Rossella! Ah. Dobbiamo chiamare! Ma dici che tu fai il risultato, vuole un bacio e lei dice che dopo tutto domani è un altro giorno! Chi è che Rissi? Rissi che dopo tutto domani è un altro giorno! E certo che domani è un altro giorno, che scoperta che faciste! Rossella! Io ho atteso con una santa pazienza. Rossella, chiede Rossella, ci dice a dire, andate a venire tanto domani giorno da capo. E poi la cosa non era così urgente. E l'uomo ci risponde, niente chiacchiere Rossella, niente ieri, niente oggi, niente domani, niente dopodomani, basta Rossella, non ne posso più, non ce la faccio. Dammelo, Rossella, dammelo, ti prego, dammelo. Se non muoio rare, vai a morire ammazzata, lontano dagli occhi miei. Rossella ci risponde. Questo non me lo doveva dire. Vigliacco, fango. Ma ringrazio a Dio che sogno femmina, perché altrimenti avesse recamato la faccia. Facciami alto! Un mezzo sereno! Un paese! Mi scusi, questo che fa? Attira? Attira. Minchia, mio nipote Filippo è il più bel ragazzo del paese, come ero io alla sua età d'altronde. Senta, se lei me lo fa diventare un Rodolfo Valentino, io ci faccio un bel regalo. Amico mio, io non posso promettere niente perché il cinema è crudele, io non voglio dare illusioni a nessuno. Mettete a sedere. Ma c'ho pure 19 anni di esperienza sulle spalle, una sicurezza gliela posso dare, che se dietro la faccia c'è star talento, quello non lo ferma manco il padre eterno. Ci sta! Bordonaro prima! Profilo destro, profilo sinistro, profilo centro, parla! Rossella, ti ho atteso con una pazienza di cui sono stupito. È un soldato del sud che vi ama. Mandatemi incontro alla morte con un dolce ricordo. Baciami.
Bravissimo, bravo. Adesso fammi la faccia di quando c'hai paura. No. Meno, un po' meno. Ecco. Fammi un orgasmo. Bene. Parla, parla. Di quello che ti pare. Rossella, ti ho atteso con una pazienza di cui sono stupito. È un soldato del sud che vi ama. Mandatemi incontro alla morte con un dolce ricordo. Baciami. Fratelli, nasca prima. Profilo destro. Profilo all'altra parte. Profilo dritto. Domandiamo scusa, signor Morelle. Non rammentiamo la scritta. E vabbè, fa niente, su, dite qualcos'altro. Parlate della vostra famiglia. In questione della nostra famiglia possiamo dire poco. Solo che i nostri genitori si sono sposati nel 1923. E l'anno del dopo sono nato io, nella data del 18 febbraio. L'anno appresso c'è nato un altro fratellino, dove hanno posto il nome Benito. In gennaio del 1925 i nostri genitori hanno nato un altro fratellino, la quale hanno posto il nome Francesco. Il giugno del 1927, 26, i nostri genitori hanno nato un altro fratellino, dove hanno posto il nome Calogero. Ma quanti fratellini hanno nati i vostri genitori? 18 fratellini. E una sorellina. Azza monaca, l'acqua io ci monaca, preso ciu, nini lumento, alzo la tonica, capo di culo, capiazza monaca. Profilo destro, profilo sinistro, profilo dritto. Vai Corvento. No, sella, sta partendo sui data, ma aspettalo con ce la facciamo una passata. Tara, a casa mia, e troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno. Devo fare pure la musica. Rossella, in un modo o in un altro mia sarete. Con me non si resiste. Perché come faccio godere la donna io, senza chiacchiere, non la fa godere nessun altro. Modestamente con me, a do coeppa e un cecchio niente. Guardi che non si capisce niente, eh? Modestamente con me. Poco è pa, c'è che ho niente. Dottore Morelli, la presente il fulmine. Zzz. Profilo destro. Profilo sinistro. Profilo dritto. Popolo di Sicilia, tu senti che l'atmosfera è cambiata. Tu senti che i giorni delle umiliazioni sono passati. Tu senti che oggi lo stile è nuovo. Tu senti che la posizione dell'Italia è migliorata. Non ci vergogniamo più di essere italiani. Ne abbiamo l'orgoglio. E basta, allora, come vedete stufati? Andiamo. Non ci facci caso, cavaliere. Mandatemi incontro alla morte con un dolce ricordo. Baciami. Bravissimo. Adesso però ne facci una allegra. Mi dispiace, non saccio essere allegro. Anna, facci vedere a dottor Morelli che belle gambe che c'hai. Ecco. Firma, Girati. E girati a madre. Girati. Brava, così. Visto? Guardi, no, perché è mia figlia, ma non c'è paragone con certe ballerine del varietà che viene il rovescio. Stop. Bravissima. Che cos'è? La ricevuta, signora. La ricevuta? Sì. Anna, aspetta fuori. Signora, la ragazza i numeri ce l'ha. Sì, è brava, è espressiva, c'ha un bel fisico. Io vedrò quello che posso fare, ci metterò una buona parola, però capisce, non prometto niente. Questa è la ricevuta, lei la mantiene. Tra un mese gli arriva una risposta da Roma, va bene?
Grazie. Prego, 1500 lire. Non ho una lira. Signora, io sono un professionista serio. A me certi scherzi non si fanno, capito? Mio marito è in carcere da 11 mesi e 8 giorni. E quando esce? Lasciamo stare. E a me mo le spese che me paga, signora? Io lo potessi fare attore. Perché io non sono giubato per fare cinematografo. Attenzione, no, attenzione, il cinema non è una cosa per tutti, però basta che uno solo è preso, fa i soldi e la fortuna arriva per tanti. Come l'emigrazione. Bravo, come l'emigrazione. Faccio un esempio, uno di voi va in America, si arricchisce, manda i soldi qui alla famiglia, la famiglia si compra un pezzo di terra, poi il soldo decide di costruirci una casa, allora chi deve chiamare? Deve chiamare l'operaio. E chi chiama? Chiama pure a te, no? È un giro, capito? È una catena. Le fa il conto, per favore. Scusate, signori, ma se è fatto tardi io c'ho ancora da lavorare. Buonasera. Buonasera. Grazie, signor Morelli. È stato un onore per noi. Offra la vita. Grazie. Mamma mia. Lei sì che può far cinema. Guardate, questa bella faccia da imperatore romano, Si merita un provino in omaggio. Usè, donna. Usè, donna, usè. Picchiala, Picciretta, non deve fare la fine mia. Itta ci deve riuscire. E una volta ci provai, a Palermo, facevano una pellicola di pirati. Ero giovane, mi picchiarono, ma non feci mai una scena. Solo cazzi vedi, ma non come il tuo. Il tuo è bello. Che dovevo fare? La gente parlava. Scappai qua da uno zio mio che mi toccava di quando era picciritta. Schifio. Ero mio marito. Sì, Caroia, girati. Sì, commuoto. Sì. Sfondami. Ma picchiati la picciretta mia! Picchiala! La faccio sverginare! Attenta al libretto di circonzio. Vengo da Area Arcisa, sono della università. Lo so. Ma che brigate cercate? Che state? Senta, Morelli. Dica. Dove e quando la sviluppa la pellicola dei provini che gira? Ah, ma lei si intende di cinema? Per l'appunto. Ah, che piacere parlare con le persone competenti. Gli spiego. Io ogni settimana spedisco il negativo girato a Roma, dove c'è un mio collega della Universali, il dottor Mario Cotone, che lo manda agli stabilimenti di sviluppo e stampa per fare lavorazione. E poi? Poi, fatta una prima selezione, il materiale viene messo a disposizione di produttori, registi che... Che è che cosa? Che stanno a fare i film.
pure De Sica. Si capisce, anzi, De Sica. Guardi, c'ho anche una foto con dedica di Vittorio, vede? Sì. Guardi, che io qui rappresento la legge. Non lo metto in dubbio, Brigadier, ma io che c'entro? E non lo deve sapere nessuno. Brigadiere Mastro Paolo, 27°. Di qua si vanno alla città dolente, di qua si vanno all'eterno dolore, di qua si va alla perduta gente. È giusto calassare ogni sospetto, ogni viltà, bisogna che sia morta. Siamo arrivate ogni un cer risetto. Vedrai che gente di l'aspetto sano che persero lo senso e l'intelletto. Dante Alighieri, la Divina Commedia, l'ho tradotta io in siciliano. E sempre in siciliano sto traducendo l'Otello di Shakespeare. Geniale, brigadiere, geniale. Però dica anche qualcosa in italiano. Una cosa spontanea che gli viene dal cuore, su. Cari Rossellini, Visconti, caro De Sica, io faccio il carabiniere solo perché mio padre era carabiniere, ma vi giuro che questa vita non è fatta per me. Io vorrei puntare in alto, ma qui a che punto? È più facile che uno di questi giorni un brigante punterà a me e addio Michele Mastro Paolo. Stop! Brigadiere, non gli dico niente. C'ho le lacrime all'occhio. Ammazzali che te era sta Sicilia de merda, oh. Ci mancano solo i pelli rossi per farci il western. Camonin, camina! Camina! Oh, ma che volete da me? Leva sta minchia del mezzo, pedocchio! Caccia fuori il pezzo! Io sono un lavoratore, sono uno del cinema. Potevano! Va a piede con poveraccio. Continentale? Sì, di Roma. Tutto l'altro, tutto non ha rubato a noi. E se vede? Poco babbio continentale, che cosa c'è dentro il camioncino? Quale camioncino? Un camioncino, che c'è? Ah, niente. Che c'è dentro il camioncino? Mamma mia, che facce. Che occhi. Ma chi siete, fratelli? Perché che fa, si vede? Ne esci i piccioli, va se no ti ho fatto un pettoso un teaser. Quali piccioli? Voi state seduti su una montagna di sordi e non lo sapete. Che fortuna, che grande carriera! Ne esci i piccioli. Ma lascia perdere i piccioli, la grana! Che me ne fotte la grana, ne esci i piccioli. No, i piccioli, le palanche, i sordi, i dollari, hai capito i dollari? I dollari, i piccioli. Dollari, piccioli, è la stessa cosa. Ah, i dollari sono come i piccioli. Noi ci siamo assettati in capo alla montagna dei piccioli. Hai capito? Profilo destro, profilo sinistro, profilo centro. Parlate. Chiama a dire. Inventatevi qualcosa, qualsiasi cosa, pure finta. E io mi posso inventare che mio fratello è banalmente, eravamo sette. O primo Michelangelo è morto a Palermo sotto i bombardamenti dei tedeschi. Un altro, Giovanni, è morto sotto il bombardamento da americane. Mariano. I mafiosi l'hanno sparato all'opale e ce l'hanno fatto trovare con la testa scafazzata a rinciompagliare a Grissi. Giacomino, che occhio nico ci hanno pensato i carabinieri. E noi già che siamo ancora vivi, ne schifiano tutti. Mafia, chiesa, polizia, monarchici, fascisti, socialisti, separatisti, democratici, comunisti e liberali. Tutti. Quasi tutti. Ma noi lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo attaccati che hanno nozze a tutte. Fino ad oggi l'abbiamo ammazzato 45. E chi sa tanto per cominciare, il dottore Morelli? Stop! Ammazza che fantasia! Sì, la fantasia è stamenta! Chissà, sa cosa non te va detta! Ci vuole ci sta che di Roma, che se c'è da fare per le colle di sparatine, spadaccine, puntellate, ammazzatine, come ne sappiamo fare noi fratelli badalamente, nessuno! Pezzotta, che andiamo vita! Dottore Morelli, o signorino ci lo paga! No, no, no. Come? Non ci siamo capiti. Siete voi che dovrebbe pagare a me. Mi faccio uno sconto.
3.000 lire, forfè. Minchia, non solo non ci stiamo arrobando niente, non ci stiamo rendendo manco una coltellata e bolle pure i picciole. Per sviluppare la pellicola ci vogliono i soldi, io te tasca mia, non c'ho una lira. È fatto così, il provino non serve a un cazzo. Va bene, comunque, volete sparare? Sparate, tanto a me il numero 46. Ma va benissimo, sparate. Restate a fare i banditi tutta la vita, però. Tutta la vita. Perciò a te. Poi sul dottore Modello ci aveva ragione. O pane è pane. Però 1.500 lire ci vede lei e 1.500 lire ci vedo io. Piccio, trascimi, piccio. Amore, ti sei dato un'altra salvata. Sei come l'Aquila Fenice, ma risorgi sempre. Sì. Profilo destro. Profilo sinistro. Profilo centro. Batto. Allora, Dazzo, dimmi quello che te pare. Davanti a questa potete parlare tutti in libertà, eh? Io faccio il pastore. Questo ci posso dire. Perfetto. Parla da pastorizio. La cosa bella di essere pastore è che con le stelle ci ragiona. I paesani non li tagliano mai alle stelle. Invece il pastore in campagna, di notte, è diverso. Io dalle volte guardo le stelle e parlo. Ma vero c'è il mondo? Non ci credo che c'è il mondo. Sono farfanterie. Lo penso pure quando talio un coniglio ammazzato. L'occhio pare sempre vivo e mi talia come quando si talia un quadro. Io una volta l'ho visto un quadro. Eppure che mi muovevo di una parte e dall'altra, tagliava sempre a me. Ottone prima! Parlo dell'8 settembre del 1943, l'armistizio. Io mi trovo a Sebenico, Sebenico si trova in Dalmazia. Eravamo circa una sessantina di marinari. All'improvviso, il 10 settembre, i tedeschi sbarcano nella batteria perché 13 mie compagne marinari sono fuggite. Dovevano fucilare a 13 di noi. Ci hanno messo tutti in fila, che canne di mitragliatrici piazzate per uccidere a tutte. Loro ci hanno chiesto se noi volevamo combattere a fianco a loro. Noi abbiamo risposto tutte no! La coco prima! La prova che mangia una fedda di canna aveva 23 anni. La mia vita è fatta solo il travaglio e basta. Saccio zappare e saccio ricamare. Io mia mano pare che hanno 60 anni. E invece ne ha fatto 30 a maggio. Ca non mi sposa nulla perché dicono che io ho lasciato con l'americano. Non è vero niente! Ma munizia, pure so diritti di parlare! Ma madre lavava i vestiti dei soldati e quando venivano mi ridevano. Very good, per la picciotta, cos'è? Una volta era sola e venne un americano a ritirarsi in robe. Più vero nel sicherris, allo più, e mi volavano a menzegliarmi. Io scappai, ma non ci fa niente. Ma non ci crede nulla, perché quando l'americano partiero, io la stavo a parlare con una busta china di donna del più mio. E basta, no, ma sta a far piangere. E adesso, correte, ma la faccio tutto io, otto lenzuoli, e se tu oggi eri l'unico. E se eri chiamata a mano. Tutta ma voglio vedere la rocazione delle mie paesane. Stop! Scusi, ma lei vuol fare l'attrice o cerca marito? Ho l'onorato, giustissimo, basta che me ne vado sto cagatore. Dopotutto domani è un altro giorno. Chi è quello? È l'unico che se fa i fatti so. Tu non ci sono dovuto dire mai una parola. E sape tutto. Peccato che è vecchio. Ah sì, perché sennò te lo sposavi. Sono Leonardo, sono Leonardo, corrivi! Attenti al materiale! Ci voglio stare lì con lo Leonardo, e avvicendo l'origine!
anni, così ci resta il ricordo. Lo sai, era coi mille. Ci dice, ma la colletta. Ah, va, ci faccio sto cinema. Ci faccio sto cinema. Ah, va, dai. Ci faccio sto cinema. Ci faccio sto cinema. Lei è se che bello. Lei è se che bello, ce ne vogliamo. Lei è se che bello. Che ci disse Garibaldo a Nino Pizio? Con le budella dell'ultimo papa impiccheremo l'ultimo re. Stop! Oh, ma è muto quello? No, la voce ce l'ho. Un tempo ero professore. Poi andò in una guerra e a ritorno non ha parlato più. Perché? Non lo sa nessuno, ma è bravo, non ti scandalo. Yeah. Via di questi, te ne puoi andare. Il gioco è qua, domani parti. Sì. Non ci vediamo più. Lo sa. Hay quinto regimiento. Hay quinto regimiento de mi vida. Hay quinto regimiento de mi muerte. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño, junto al quinto regimiento, con Lister y el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos. No hay miliciano con miedo. ¡Anda! ¡Jaleo, jaleo! Suena una ametralladora y Franco se va a paseo. Con los cuatro batallones Madrid
van defendiendo. Será lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo. Suena una ametralladora. Y Franco se va a paseo. Capite il mutuo? Ma questi sono matti. Sono proprio matti. Non riserva nessuno, eh? Spagnolo era spagnolo sicuro. Guarda che casino. Ma che avrà detto? Che avrà detto? Guarda qua, calma. Guarda che bella insalata, eh? Yeah. A spagnolo ci sta pure dei nermucchi con l'altro, va? Va. Poi a me quando piangono mi stanno così sui coglioni, guarda. Buonanotte. Questi burini ignoranti e cafoni. Gli piacerebbe far cinema, come gli piacerebbe? Pure a me mi piacerebbe, se saprei come cazzo si fa. Buongiorno, sono il dottor Mistretta, un ammalato grave a San Vincenzo. Me lo darebbe un passaggio? Ma ci mancherebbe, salisca. Grazie. Purtroppo succedono delle ore più impensate. Quando lavora una missione... Missionaria pure lei. La guardi. Arriva da Palermo tutti i martedì. Scapole, bracciante, zolfatare, aspettano tutta la settimana. Lei arriva e in una notte le fa tutte. La mattina riparte e la sera ricomincia in un altro paese. Poracci. Eh sì, povere ingannate da tutti, da Dio, dallo Stato, dagli uomini. E se mi permette, ingannate anche da lei, dottor Morelli. Ma come se... Che intende di dire, dottore? Scusi, sa, ma io sono un professionista serio. Lo so che lei è un professionista del cinema. Io non volevo offenderla, ma mettiamolo sul piano morale e sociale. Le pare giusto promettere ricchezza e gloria a questa povera gente che ha bisogno di lavoro, pane, tranquillità, progresso, giustizia? Dottore, ma dai, me la mandava! Tempo se ne si ammazzava tutte! Poi mi hanno potuto mettere esce dalla libertà! Saranno pure tutti poveri ingannati, dottore mio, ma io da quando sto qui ho visto solo pazzi come quello, eh. E banditi, e fanatici, e poliziotti, e criminali, e spia rivoluzionari, e che? E non stanno mai fermi, no? C'hanno sempre una cosa da fare e vorrebbero fare un'altra, ma che cazzo non la vogliono fare? Scusi se mi esprimo così, ma che è sta Sicilia? Ma che è? Pentole che bolle di bolle! E non si capisce perché, scusi! Ma lo dica lei perché! Caro amico, la storia la si capisce sempre quando è troppo tardi. Io non so cosa bolle nel pentolone, però non vorrei che pochi uomini, venditori di sogno come lei, stessero preparando una gran bella festa per pochi invitati. Che fa? Ci vogliamo ammazzare? Ma non era grave il suo ammalato, scusi, eh? Vada piano, tanto quel disgraziato muore lo stesso.
sa tanto che ce ne possiamo tornare indietro, no? No, io devo fare il certificato di morte. Altrimenti a me non mi paga nessuno. La ringrazio e la saluto. Muoviti, che ancora devi fare il bagno a zio Stefano, che c'ha malattia al scirocco, fatta come una crapa. Sì, non mi tagliare, amore. L'Universale Cinematografica di Roma è qui per offrirvi la grande occasione della vostra vita. Vito Strazzeri prima. Strazzeri. A guardare... Il cristallo? Ma che c'ha pure il rossetto? Devo col trucco ci voleva, po' scimena. Signore mio, c'è trucco e mascherata. Guardi che se ci faccio schifo me lo può dire, tanto io ci sono abituato, non mi offendo. Ma non è questione di far schifo. Io, attori come lei, un po'... Ne ho conosciuti tanti. Ma non si fanno accorgere. Davvero? No, e allora che fai, me ne chiedi? Ma non è cosa, se risparmi i soldi. Guardi, vado contro l'interesse mio, se risparmi i soldi. No, guardasse che io ce l'ho. Ce l'hai i soldi, a che cosa si crede? Io ti provino e ce ne posso parlare, magari desci, ha capito? A darsi che cosa ne vicino a me ai tedeschi, va a darsi per quello che sono. Va a darsi. Facci se stesso, vadi. Tutto perdonano. A tutti, disgraziati. Bandite, cornute, buttani, loro sono valorosi, mischini, necessari. Gli arruso non lo puoi essere. Gli arruso in questo paese non lo può essere, perché se ne ammetta. Fai schifo. Ma li deve vedere appena vengono le mie per farsi capire. Vituzzo, mi raccomanda, permanente come la sai fare tu, che dura una settimana. Vituzzo, il basette con smeccolo. Vituzzo, ha sfumatura gli auto. Vituzzo fa. Vituzzo è bravo. Ma appena posa l'occhio sopra un giovanotto. Riescono passata, le fanno i perita, le fanno il verso. Me ne voglio andare. Meno male che ho incontrato a lei, dottore Morelli. È la mia fortuna, la mia fortuna. Guardi che io non gli ho promesso niente. No, dottore Morelli, lei mi ha fatto capire. C'è un mondo fuori di casa. La gente come mia capisce, no? Stop! Bravo, bella recitazione. Allora che fa, me ne fatto? Ma dove? Ma che vai a fare? Venga qua, gli faccio la ricetta, sono 1500. Mi sente, mi sente. Signor Lei, aspetta, chi è? Mi fa un provino di 300 lire? Sì, di che? 300 lire. Ma
300 calci nel sedere da Tomo Pedi, andiamo, ma che mangiano la traccia rossa? Scusate! Signori, il tempo stringe! Ciao Morelli, che per voi per il mondo delle vostre state facili! San Benedica, Don Gino. Che vuoi, babba? Lavaste stamattina? Mi dassi 1500 lire. E che te deve comprare? Un vestito da sera. Quando vengo a lavare, voi mi dati 100. 100 lire di mancia, perché ti fai tagliare le minne, eh? Va bene. Se ti fai vedere tutto, eh? Tutta un'ora? O tutta o niente. No. Tutta. Cominciamo. Prima i piccioli. Oh. Ti chiamano babba, eh? Ma sei una figlia da bottana. Quanto vuoi? Bastaso! Udiaccio finio! Si lavassi mano prima. Ma che mo... Certo che più sono affamati e più sono stronzi, morti da fame. Au. Beata prima. Devo fare profili? Sì. Destro. Sinistro. Centro. Beata, ma com'è che c'hai sto nome così religioso? Ma mamma e papà ce n'aveva un altro. Io sono figlia della Madonna. Sono nata dalle monache. Abbiamo capito. Quanti anni c'hai? Non lo saccio. Pure 15 oppure 18. La metà non me la ricordo. Saccio contare solo fino a 10. Fidanzato, marito, parenti? Non ho nessuno, dormo al convento. E com'hai trovato i soldi? Da Don Gino, l'esattore. Mi tagliò nuda e mi ha pagato. Mi tagliò? Che vuol dire tagliò? Mi guardò, mi ha guardato. T'ha guardato nuda? T'ha costretta? Io lavo per terra, nelle case, nelle botteghe, lavo pure i malati. E sempre quando mi pagano mi domandano di tagliare. O le gambe, o il petto, tutta. Ma non li faccio toccare mai. E allora perché stamattina da me ti sei fatta guardare? Pensavi di soldi? Vostia non me l'ha domandato. Fammi la faccia quando c'è paura, va? Paura? Sì. E tu vorresti diventare attrice, no? Se fossi aiuta, sì. Dopotutto, domani è un altro giorno. E al cinema che pellicola ti piace? A me mi piacciono le pellicole dell'amore, dove tutti si baciano e alla fine sono felici e contenti. Tu la sapresti fare una bella scena dell'amore? Stop. A così finì io. No, così finivo. E che volevi fare? La carica dei 600 a prima botta? Eh? Comunque tu sei fotogenica. Che vengo a dire? E vengo a dire che sei bella. Vuoi essere bella? Ammazza, che c'hai? Una cesta dei capelli, eh? Te, la pellicola, puoi venire bellissima. Te lo dico io. Ah. Nah. Ok.
Oh. Lo dico io che c'hai. Ferma. Che fa? Non ti preoccupare. Hai! Buona. Hai! Per andare, faccio un altro pezzettino. Allora non ero brava. Bravissima. Mo però vattene, va. E soldi non ne vuole? Vattene! Fra un mese ti arriva una risposta da Roma, vattene! Grazie assai. Quanto si vede? Bea! Mo sai che sei inalpentito! Quanto viene oggi? Dottore Morello! Dottore Morello, se permette ci avessimo a dire una preghiera. A lei solo questo onore. Però io non faccio fotografie, farei il cinema. E non si vede. E allora? E allora sento Dio, seguisco. Devo di bianco i congiunti. Ma a lui solo, sempre a lui, di faccia, di corpo, di vicino, di lontano, sempre a lui solo. Avanti su, sei una mina, signori miei. Donna Maria, dopo torniamo. Pare che dorme. C'è poca luce, non si potrebbe aprire un po'. Viene brutto, però. Motore. Che faccio?
Rita, quando è il suo disturbo? Facci lei. Va bene. Vuol dire che il figlio nell'ospedale al signor sindaco di Scagliutti. Riservato, io ce la comando e concedo l'acqua. Concedo l'acqua. Non dubbi. Grazie. Che grossa perdita, che perdita, che perdita. Mo' dica a me. Oh, dottor Morelli, venga, venga, si accomodi, si faccia un giretto con noi, forza, eh? Una mezz'oretta lo mandiamo a dormire, una cosetta leggerina. E vediamo. Colore? Manco qua a follo! Ah, vai, fratello, vai. Mi dispiace, signori, se posso concedere il colpaccio. Se faccio il giretto, non faccio vedere il giretto! Posso concedere il colpaccio? Ti giuro che non lo disturbo. Ci do una mano, ci lavo la roba e ci faccio il mangiare. Ossia è solo. Vattene a casa, che te frega che sto solo? E se Ossia vuole, lo faccio pure tagliare. Ma che sei scema, oh? E ci faccio un esciurolatte. Ma non ti vergogni, eh? Se cominci così, altro che attrice. O so io che vai a fare. Mi perdonasse. Non l'ho fatto per male. Se è destino diventi attrice, se no fai alla taglia. Eh? Non fa più, sa. Non fa più. Allora mi ci porto a Roma? Ma come non te ce porto? Parola di Gioe Morelli. Sì, il provino va bene, e il provino va bene perché te lo dico io. Io torno giù, e te vengo a pià, o cappa. E come scendi qua, che è meglio che ci vedano assieme, vai. S'affronta! Ma come parli? Ma non si acchiappa una parola, dammi un bacetto, via qua. Eh? Posso essere tuo zio, vattene, va. Come volevo sì. Vai, vai, te faccio diventare una grande attrice, non ti preoccupa. Te venga a piancare Cadillac. Hai capito la fia della Madonna, sì? Ti piace il gatto? All'orfanella. Tu nasci presto! Sì. Io l'aspetto! Aspetta, aspetta! Faccio che non cammini Massia! Non ti preoccupare! Però io so stronzo, io so troppo buono, una botta gliela potuto pure danno. Aprite, io un sogno! Finisci le battine, che è meglio per tia! Vado a superare, ma dove devo andare? Battine con chi tu do cinematografo, svergognata! Furgone da merda! Proprio adesso te devi fermare. Si è sfragnato tutto. Vaffanculo di tutta la Fiat. Signore? Signore, ha bisogno di una mano? Scusi signora, ma dove mi sta a portare? Qui non c'è nessuno!
Stia tranquillo, ci penserà Antonio alla sua macchina. Ho capito, ma chi sarebbe questo? Ma che cazzo se sonano questi? Il furgone del signor Morelli, mi raccomando. Certamente, signora, ci penso io. Mi perdoni la curiosità. A chi è? È il principe di Montejuso, mio marito. Mi dispiace. Questo paese è suo. Una volta al mese viene qui e ci rimane tutto il giorno. Per il resto non esce mai dal castello di Montejuso. Viste cune, mazza. Saranno nobili, ma se sa mai. Antonio, quando pensi che sarà pronta? Tra un paio d'ore, signora. Signor Morelli? Sì? Ho parlato di lei a mio marito e mi piacerebbe averla a cena al castello stasera. Stasera, veramente, io mo devo partire. Peccato. Allora, buon viaggio. Lei ha viaggiato molto. È bello viaggiare. Lei non viaggia più da tanto tempo. Purtroppo. Lei ha veramente conosciuto tutte queste donne? Sì. Com'è Rita Hayworth? Harta. Lei non è di questa parte, vero? Da quanto tempo è sposata? Rimanga con noi. Risponderò a tutte le sue domande. Ma il principe... Principe di Montejuso prima! Principe! Dica qualcosa! Prego, principe! Principe! Prego. Beva! Beva qualcosa! Beva la mia salute! Scusi... Ma lei che cos'è, un metteur en scène? Ecco la nuova aristocrazia, il cinema, i ciarlatani. Io e mia moglie siamo orgogliosissimi di non aver messo mai piede in un cinematografo. No, principe, scusi, io non sono proprio uno del cinema, no? Io cerco solo facce, un lavoro duro, lei non lo può capire perché non c'ha bisogno. Sì, qui è tutto mio, era tutto mio. La guerra ha distrutto ogni cosa. Della Sicilia ne hanno fatto carne di porco e anche del mio patrimonio. L'unica cosa che mi rimane è lei. La mia sola, unica gioia e le mie illusioni. Ecco dove sono andati a finire i miei ultimi soldi, ecco. Lei non lo crederà e d'altra parte non ci ha mai creduto nessuno. Questo l'ho comprato da un architetto finlandese. Un genio. Volevo fare il ponte di Messina. Sull'Ossetto. Che unisce la Sicilia con l'Italia. Ma ho trovato solo porte chiuse, ignoranza e sfiducia. Un sogno secolare. Ma nessuno vorrà mai realizzarlo. Solo una cosa si può realizzare. Questa. Ma che stava scherzando? Minchia, non me ne esce mai. Lontana, Messina! Non è tanto lontana, Caruso. Ma io mi fermo a Mussere. Non ce l'hai a fare a Roma? Ma sono fidanzato! Beato Inno! Ciao! Ciao!
Matti! No! Aspettate, no! Aspettate! Interessante. Bella faccia, ci facessi una bella fotografia, va. Che stai a... Sto facendo un servizio sui siciliani. E che me frega, che sono siciliano, io sono romano, che cazzo me frega. Ma guardi che lei ha una faccia veramente interessante. Ah sì, allora fotografa sta cippa, va bene così. Mister, i siciliani siamo tutti incazzosi. Tu che parli, ma che stai a parlare, che sto a parlare con te? Ma... Morelli! Ah, ma è una congiura questa allora, eh? È destino, sapi, è destino, dottore Morelli! Un stanghieno, dottore Morelli! Ah, Mussari è arrivato, Mussari! Mussari! Io invece, grazie a lei, dottore Morelli, ho trovato il coraggio di dire a Minni, e sa dove vado? Vai a Messina! E poi da Messina a Bustassizio! Bello, bello! E che non si può stare, non si può stare, ha visto che c'è là dietro! Utaliassi, Utaliassi! Quello è Bonocore, l'archivista del comune di Real Sisa. Aveva un figlio mongolo. 25 anni di martirio, meschino. Ieri mattina si è svegliato, gli ha dato un bacio e ci ha sparato un colpo in bocca. E ora che faccio che lo pigliano per pazzo? Signor Morelli, hanno trafugato qualche cosa? No, no, manca niente. Manca niente, che sono un po' stanco, ha capito? Allora. Meglio così. In questura li hanno riconosciuti subito, sa? Professionisti della truffa, oltre che il cinematografo. E voi non ci crederete, ma quello con le macerie dei bombardamenti sono fatti denari a palate, il principe e la principessa. Dottor Morelli, noi non siamo stati mai capaci di acchiappare. E se non era per il benzinaio la vostra fidanzata, quelli... Le poverine l'hanno, diciamo, un po' così maltrattata. Vabbè, però no grave. Già! Beh, altri ladri! Ah, via, aria, aria! È proibito tagliare. È proibito, sì. Non si guarda e non si tocca, va bene così. Non siamo ladri, siamo della Democrazia Cristiana. Meglio me sento, va bene. Ladri e ladroni. Oh, non si fa per niente. Lasciatelo stare, che mi metto la famiglia in fossa. Lascia in parte, hai capito? Apri con mano, aspetta, apri, via. Che cazzo, 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 thank you.
partito. Per Roma, a far chi? Sì, a cercare la postia per fare attrice del cinematografo. Sta tanta pupa, a me che cazzo mi doveva capire oggi. Io l'ho fatta senza i carabinieri! Se non era per me, ossia perdeva l'automobile! Le macchie del cinema! Io! Ma la picchiata! Questo è ringraziamento! Questo è ringraziamento perché non si fa i cazzi sui! Hai capito? I cazzi sui! Ma che cazzo hai fatto? Falla finita, sì, asciuga la faccia. Soffia, soffia! Oh. Schifo. Non sai baciare. Non sai baciare. Ti imparo. Pure Vossia è bello. Mi chiama più Vossia. Fai sentire un vecchio. Apri. Apri a me. Non ti faccio male. Apri. 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 Di massa. Calè! Che? C'è uno che ci chiama, lì! Venite qua, tutto il caso uno, nudo c'è un paese! Nudo c'è un paese, tutto il caso uno! Venite qua! Caso uno! Nudo c'è un paese, caso uno! Caso uno, venite qua! Ma che stanno a fare, rivoluzione? Peggio, la terra, Pito, la terra! Sapito? Già, tiraci un colpo di cinepresa!
fino a prima. Profilo destro. Profilo sinistro. Profilo centro. Battuto. Sono un po' emozionato. Non si deve preoccupare, lei c'ha talento. E quando dietro la faccia ci sta il talento, non ci sono problemi. Si rilassi. Rossella, sono... Rossella, non... Rossella, sono un po' emozionato. Sono tornato nel sud. E non... Avanti, Caloggia! Aspettate! Scusi, professore. Fermi la macchina, mi sono pisciato il rosso. Fulle emozione, fulle emozione. Vieni qua, devi pagare. Vieni qua, mi devi da pagare. Il maresciallo ci deve parlare. Ah, non è che pure al maresciallo gli piacesse far cinema, no? Io dico al maresciallo, appena ho finito glielo faccio fare, proprio, non sei proprio. Continuiamo, avanti, a chi tocca? E per questo è già finito. Chi è? Ben trovato, brigadiere. Maresciallo, prego. Sono stato promosso. Tu, invece, sei stato bocciato. Gio Morelli, in nome della legge, ti dichiaro in arresto. Ma che sta scherzando? Cioè, che è successo, Gio? Giuseppe Morelli, fu Romo, nato ad Albano il 18 agosto 1913. Pregiudicato per i reati di furto semplice, furto aggravato con scasso, truffa, rapina con arma impropria. Gioco d'azzardo, anni 7 e mesi 4 di reclusione, già ascoltato, emigrato clandestinamente negli Stati Uniti nel 1947, espulso per sfruttamento della prostituzione, successivamente assunto come aiuto esercista. Silenzio! Dalla produzione del film Quo Vadis è licenziato per contrabbando di sigarette e stupefacenti. Cinematografica, non sanno nemmeno chi sei. Tutta la tua acciazzatura risulta rubata e la tua pellicola è scaduta da chissà quanti anni. Vai. Comandi. Firma qua. A quattro occhi, maresciallo. In privato parlavo meglio, no? Questo è privato, per il provino mio. E che t'ho chiesto io di fare il provino? Ma gli ha chiesto di farlo. Dammi da lei, Morelli. Ma ha pregato lei, va bene così? È vero, hai ragione. Facciamo tutti pena. Ragazze, contadini, studenti, eppure carabinieri. Basta che qualcuno ci promette successo e ricchezza e ci caschiamo subito. Qua, ragazza, rimani a casa, mi faccia il favore, una brava figlia, non c'entra niente. Io sono un poveraccio, maresciallo. Lo faccio pena da solo. Tu fai pena perché sei un cretino, Morelli. Che se ne approfitta, maresciallo, che c'ho i maniti. No, no. Morelli, tutti si sono confessati con te. Ti hanno dato la loro sincerità. E forse non lo faranno più per tutta la loro vita. E tu non hai capito niente. Sono stati veri, Morelli. Pure io sono stato vero. E tu hai pensato solo a rubarti quei quattro soldi. Ma pensavo che il mestiere suo era di cercare la verità, no? Non di far predicozzo. La verità. La gente è disposta a dire più verità davanti a una macchina fotografica piuttosto che davanti a un paio di manette. Ma se la macchina fotografica è vuota, Morelli? Thank you.
Maresciallo, vado a vedere. Ma che vogliono questi? Chi è questa pagliacciata? Sgombriamo, presto. Venga, maresciallo, ci hai visto a dire una parola. Sentiamo questa parola. Forse consumare. Che caldo. Sembra ritornata l'estate. Eccellenza, qua dietro c'è un bar. Se lo viene a prendere un caffè freddo con me. Però una cosa svelta, ma solo andiamo. Magazziniere. Buona fortuna a Romano. Grazie. Ci avete fatto dormire animali dietro al furgone mio. Vuoi che ti paghiamo l'affitto? Vuole essere pagato l'affitto! L'affitto, fatelo pagare da quella che ci ha dormito e mangiato per 6 mesi! Dentro il furgone tuo! Quella chi? Come si chiamava quella? L'attrice! Ma non si chiamava l'amica tua! E che ne saccio io? Chi da sapere io sono con un cuore da solo? E basta! Aveva la bocca chiusa! Chiusa? Bocca piena! Bocca piena! Ma
cosa? Scusi, ma fino a un paio d'anni fa qui c'era un convento. Non ce n'è più un convento. Niente, ormai per più di un anno. C'è questa qua, che volete? Che volete? Che l'umano è meglio. Ma lei non è il dottor Morelli? Non so, dottore. Che vuole? Sto a cercare Beata, la ragazza del convento. Quella che veniva sempre qui al cinema la sera. Ah, sì. La figlia della Madonna. E chi lo sa? Se ne andò quando lei... Insomma, allora. E nessuno l'ha più vista. Lei non ne sapeva niente? Nientissimo. E seppure lo sapevo, e certo non veniva a dirlo a lei. Avanti a Sarrepia, signor Morelli, che tanto un po' c'è un paradiso c'è per tutte noi. Grazie al direttore, se era per me non gliela facevo vedere. Ci sono stata anni e anni, quando ero ricca e fotogenica. C'avevo tanti anelli, collane, vestiti, la macchina americana, l'America. Pure lui ci mancava. La villa mia, c'era il bagno troppo grande. Joe lo chiamava piscina. Andavamo sempre nel mondo, io e Joe. Poi ci hanno spartiti. E Joe è morto. Hai ragione. Non so, Joe. Però io sono il miglior amico suo. Mi ha mandato lui da te.
C'avete da fumare? T'ha preso i vizi. Sono contento. Vuol dire che stai meglio. Volete fumare? Senti. Io ci ho parlato a Gioia prima di morire. Ho detto che te devo venire a cercare perché te devo dire una cosa. Che tu sei l'unica donna che l'ha fatto innamorare veramente. Mi ha detto di ditte che quando stavate insieme non lo sapevo. Perché era lenta a capire certe cose. Gioia, poraccio. Era bello, Gioia. Era un fio della mignotta, Gioia. Era meglio se non lo conoscevi. Chi lo sa chi sarà la nostra fine. Basterà così, via. Cerca un lavoro, eh? Però poi quando c'ho un po' di soldi ritorno, te lo prometto. E te faccio cura io. Sei contenta? Te faccio guarire, te porto via da qua e se ti fa piacere stiamo sempre insieme. Ci penso io a te. Grazie. E ora che sono arrivato all'80 anni, lo vivo chiamo e molti mi risponde. A tua monaca l'acqua io ci monaca ha preso 5 in illumenza sulla tonica che ha preso culo che aveva sta monaca. Soprattutto domani mi ammazzo. Non sei, la sapettano sentata, ma stata lo conoscere per una passata. Che i nostri genitori si sono sposati nel 1923. E l'anno del dopo sono nato io, nella data del 18 febbraio. Mariano, i mafiosi l'hanno sparato all'opale e ce l'hanno fatto trovare con la testa scafazzata in un bagliare a Grisì. Dopotutto, domani è un altro giorno. Devo fare pure la musica? Ci hanno messo tutti in fila, che i canne di mettagliatrici e piazzate per uccidere a tutti. Loro ci hanno chiesto se noi volevamo combattere a fianco a loro. Noi abbiamo risposto tutto no! È un soldato del sud che vi ama. Mandatemi incontro alla morte con un dolce ricordo. Perché come faccio godere la donna io, senza chiacchiere, non la fa godere nessun altro. Modestamente con me, a tuo coeppa, e non c'è più niente. Con le budella dell'ultimo papa impeccheremo l'ultimo re. E forse che siamo ancora vivi, ne schifano tutti. Mafia, chiesa, polizia, monarchici, fascisti, socialisti, separatisti, democristiani, comunisti e liberali. I mamano paregano 60 anni. E invece, ne affare 30 a maggio. Ca non mi sposa nulla perché Rico non è casato con l'americana. Mi dispiace, non saccio essere allegro. Hai quinto reggimento di mia vita. Hai quinto.
ci vergogniamo più di essere italiani, ne abbiamo l'orgoglio. Volevo fare il ponte di Messina sull'Orsetto, che unisce la Sicilia con l'Italia. Ma ho trovato solo porte chiuse, ignoranza e sfiducia. Vedrai che gente dell'aspetto sano che persero lo senso e l'intelletto. Me ne voglio andare, me ne voglio andare, me ne voglio andare. Io dalle volte guardo le stelle e parlo. Ma vero c'è il mondo? Non ci credo che c'è il mondo. Sono farfanterie. A me mi piacciono le pellicole dell'amore, dove tutti si baciano e alla fine sono tutti felici e contenti.